mobilità a Padova sarà molto molto diversa dall'attuale. Miro là. Perché? Oggi abbiamo una linea che funziona, attiveremo la prossima linea a fine anno. La terza linea, in cui sono molto ottimista, ho avuto modo di parlare con il ministro direttamente e anche col capo del gabinetto, sarà autorizzato, spero entro il prossimo mese, la nuova linea, quella che fa Rubano-Vigonza. Una linea molto lunga, 18 km, il fondo concessoci è 335 milioni, se non sbaglio, per cui sommando questa linea, quella attuale, vuol dire che porterà qualcosa come 20 milioni di persone all'anno. Padova sarà direttamente cambiata la mobilità, molto diversa dall'attuale. Cosa significa questo? Che la città vivrà un altro momento, anche sotto l'aspetto inquinamento, vuol dire che evitiamo traffico, è uno dei motivi basilari. Nelle nuove indagini fatte recentemente avete visto che la gente è preoccupata non tanto più per la sicurezza come una volta, ma per l'ambiente, la qualità dell'aria. Questo modo per cambiare anche velocemente. E perché? Perché la terza linea del tram deve essere operativa entro il 2026, altrimenti l'Europa non dà il finanziamento. Quando ho saputo, tramite il gabinetto, che il gabinetto del Ministero dei Trasporti, che abbiamo praticamente vinto, ci ha fatto i complimenti, perché ha detto avete fatto una cosa bellissima, perché vi ricordo che possiamo andare da qualsiasi parte della città, vuol dire che possiamo andare all'ospedale nuovo, l'ospedale via Giustiniani, questura, qualsiasi posto possiamo andare, non solo, è anche un sistema flessibile, perché se domani mattina in vento c'è una situazione diversa di richieste di fermate, è talmente elastico che possiamo spostare il tram in maniera molto veloce, senza modificare le infrastrutture, il che è un vantaggio enorme per la città. Noi stiamo investendo anche in altre cose, mobilità elettrica, vuol dire biciclette servoassistite, monopattini, piste ciclabili, sono cose fondamentali per il cittadino. Sempre di più, la gente apprezza queste cose. Per cui la città cambierà sia per il tram, sia per i monopattini. Io spero che vengano usati con intelligenza, perché può essere molto pericoloso. Questo è un piano che cambierà la vita dei padovani in maniera radicale, in cui c'è un senso, lo dico sempre, come convincere la gente che faccia il trasporto pubblico anziché privato? Deve impiegarci meno tempo. Uno può convincere, passare per il discorso ambientale, può fare tanti discorsi, ma alla fine il cittadino, se ci impiega meno tempo andare dal punto A al punto B, è quello che sarebbe un successo. Cambierà radicalmente la mobilità e sono sicuro che i cittadini apprezzeranno moltissimo questa svolta. È evidente a tutti la corposità e la dimensione di un progetto del genere, tanto è vero che per la linea 3 sono previsti investimenti per oltre 70 milioni di euro e per il sistema smart di altri 330 milioni.
alcune opere sono fondamentali e sono destinate a rimanere anche un oggetto e una rappresentazione simbolica di un'infrastruttura importante come quella, per esempio il nuovo ponte sul canale Scaricatore, oppure per esempio la riqualificazione del ponte sul canale Brentelle. Naturalmente bisognerà pensare ai depositi, alle nuove officine, ai depositi mezzi, i parcheggi scambiatori, che anch'essi saranno fondamentali per ridurre gli accessi cittadini. E non ultime, la realizzazione delle piste ciclabili sulla cavalcavia di via Vicenza e naturalmente la realizzazione di una passerella pedonale sulla cavalcavia San Marco. A distanza di anni e in fase di completamento della fase procedurale della linea 3, che è quella che collegherà la stazione a Volta Barozzo con l'attraversamento fondamentale dei poli ospedalieri, dunque via Morgagni, l'ospedale civile, l'attraversamento del Parco Iris, l'ospedale Sant'Antonio, fino ad arrivare alla sede di Volta Barozzo. Infine una scelta tecnica, perché il LOR? Una prima risposta è autoevidente, perché già esiste una linea di 11,5 km fatta con questa tecnologia, per cui in termini di economia e di scala era ovvio dover ripercorrere lo stesso tipo di scelta che venne fatta 15 anni fa. Ma c'è un valore aggiunto al di là di questa forma quasi, ripeto, scontata dell'utilizzo del mezzo, è che in fin dei conti il LOR, nonostante abbia avuto un limitato successo commerciale, ha delle caratteristiche che non sono paragonabili a quelle di un tram tradizionale. Tanto per cominciare, gli ingombri. Un tram della LOR è largo 2,20 m contro 2,60 m di un tram tradizionale. Il raggio di curvatura di un mezzo come il LOR è di circa 10 metri, il che significa che consente delle curve molto più strette rispetto al tram tradizionale, il che lo rende un mezzo particolarmente adatto ai tessuti urbani che hanno un'impronta storica importante come il comune di Padova. Infine il fatto che corra su gomma. Questo comporta una maggiore comodità, minore vibrazione, maggior comfort, minore impatto sonoro. ABS sta sviluppando insieme ad NTL e Alstom, che è la società francese che produce i mezzi, delle nuove tecnologie di trazione. Sono delle batterie di nuova concezione a batterie al litio titanato che consentono un'autonomia di corsa molto maggiore rispetto alle precedenti. Questo è un passaggio fondamentale, perché in una delle linee di prossima costruzione sono previsti lunghi tratti senza la catenaria, ovvero senza il sussidio del contatto elettrico via cavo. E questo perché? Per non avere un impatto sull'ambiente circostante, per salvaguardare le piante storiche di via Morgagni, per poter attraversare il Parco Iris senza che vi sia un'interferenza di tipo infrastrutturale.